Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Romani, capitolo 8, verso 28. Fidarsi di Dio. Un giorno una bambina domandò alla propria madre di spiegare il significato di questo verso. Allora la madre prese tutti gli ingredienti per realizzare una torta, facendo assaggiare il lievito alla bambina. Questo risultò amaro e cattivo, ma al termine della preparazione la torta venne buonissima. La madre quindi spiegò alla figlia che il lievito, seppur cattivo al gusto, era necessario affinché la torta risultasse ottima al termine della cottura. Dio è totalmente sovrano, infinito nella sua sapienza e perfetto nell'amore. L'unico modo per poter affrontare le tempeste della vita è quello di confidare nel suo santo nome. Molto spesso non riusciamo a capire perché siamo chiamati ad attraversare momenti difficili, ma dobbiamo riportare sempre alla nostra mente che ogni cosa è sotto il controllo del Signore. Se ricordiamo questa grande verità, la nostra fiducia in Dio sarà completa.